Ragazzi miei, sì, qualcosa è cambiato. È cambiato qualcosa non tanto a livello di location o di postazione, come vedete qui, perché d'ora in poi sarà questa la mia postazione lavorativa, perché di un lavoro si tratta ormai, ragazzi, visto che abbiamo raggiunto un traguardo molto importante, un traguardo che non mi sarei mai aspettato di raggiungere, un traguardo che merita un ringraziamento speciale, che poi è questo video che devo fare per tutti voi che mi state dando fiducia. Abbiamo raggiunto, pensate un po', i 2000 iscritti sul canale YouTube. 2000 persone che hanno pigiato quello stramaledetto tasto del segui questo canale. Seguire questo canale vuol dire tanto in realtà, non sembra, ma per chi sta cercando di trasmettere la propria passione ad un livello superiore rispetto al normale, un follow in più, un mi piace, un qualsivoglia commento di apprezzamento inizia a significare molto. Anche se di per sé non hanno un vero valore, no? Sembrerebbero delle cose molto futili, delle cose di poca importanza, delle cose così volatili come volatile è il mondo del web. O liquide, direbbe Zygmunt Bauman. In realtà significa molto perché quel mi piace, quel ma sì, lo seguo, quel commento dove dici guarda, io avrei fatto questa giocata, oppure minchia, che bello questo contenuto, oppure dai, porta questo mazzo, vuol dire regalare una soddisfazione a chi crea contenuti. E da ormai un annetto a questa parte, voi me ne state regalando tante. Quindi, visto che abbiamo raggiunto questo traguardo e visto l'enorme numero di seguaci e di abbonamenti di cui fortunatamente dispongo anche sul canale Viola, era giusto ringraziarvi nel modo più sincero e onesto possibile, facendovi vedere questa cosa rinnovata dietro di me, che è solo il preambolo poi di un vero e proprio cambiamento, perché come sapete, come alcuni di voi sanno, sto per cambiare casa. E nella nostra nuova casa, che sarà mia e della mia compagna, alla quale devo altrettanto un grazie gigante enormico, perché questa passione ruba tempo. E avere una compagna che ti supporta e che sopporta il tempo che si dedica a questa piattaforma, a questo gioco, a voi, è tanta tanta roba. Quindi un grazie speciale, oltre che a voi, va soprattutto a lei. E dicevo, sto comprando casa insieme a lei e in questa casa avrò il mio ufficio dove continuare a fare, si spera, le mie dirette, se non ci saranno inconvenienti, ma soprattutto a creare contenuti per il nostro canale YouTube. E ragazzi miei, grazie. Grazie perché anche parte della mia casa è merito vostro, anche parte del mio successo è praticamente tutto merito vostro. E soprattutto gran parte della mia soddisfazione nell'ultimo tempo è tutto merito vostro. 2000 iscritti per i numeri del web sono pochissimi, non valgono nulla, non valgono nulla. Per il Magic italiano, sono tanti. Sono tanti, soprattutto per Magic Arena sono tantissimi. E soprattutto non mi aspettavo di raggiungere questo traguardo in così breve tempo. Sì, c'è tanto sforzo, c'è tanto lavoro, ma c'è anche tanto ritorno che da parte vostra non mi fate mai mancare. Quindi ragazzi, Baina Production, Baina 94, chiamatemi come caspita volete, ha raggiunto questo enorme traguardo. Ed è un traguardo che condivido con voi. Ho pensato più volte a come poter fare al meglio questo video, a come proporvelo, quale sarebbe potuto essere il contenuto più adatto, ma non ce ne sono andato in fuori, ragazzi. Non ho tempo. Produrre un video al giorno, fare una barra due live al giorno, cercare comunque di anche mantenere un livello alto su Magic Arena ruba tanto tempo e poi lavorare, ragazzi. Io vi ricordo che ho un lavoro, per fortuna. E quindi perdonatevi. Vi riproporrò il video che ho fatto per Natale, ma c'è già tanto materiale, ragazzi, che è meglio così. Così a Natale arriviamo con un video un po' più corto, magari. Quindi ragazzi miei, ora vi ripropongo tutte le clip più divertenti salvate sul canale Viola e ancora una volta vi ringrazio tanto perché vi state fidando di un semplice giocatore come me che non ha nulla di speciale, sono un giocatore normalissimo con tanta tanta passione e vi ringrazio perché non mi avete mai fatto mancare il vostro affetto anche nei momenti più difficili, lo sapete bene. Ringrazio chi mi ha fatto arrivare fino a qui, in modo particolare i due ragazzoni di In Risposta a Scombo.
ringrazio, come dicevo, la mia ragazza, ringrazio tantissimo i miei moderatori, che poi sono amici, perché mi hanno dato una mano enorme a portare avanti questo progetto. E niente, c'è una citazione biblica che mi piace molto e che uso sempre quando so di dovermi impegnare ancora di più. Perché San Paolo dice, ho terminato la corsa, ho combattuto la battaglia, ho conservato la fede, una cosa del genere, con varie traduzioni diverse poi. Beh, la mia battaglia è appena iniziata. Portiamola avanti tutti insieme e terminiamo la corsa nel modo migliore possibile, cioè continuando a far crescere questa community per il bene del gioco, per il bene dei nuovi giocatori, dei giocatori che ne avranno bisogno, e soprattutto per non dimenticarci, ragazzi, che un gioco come Magic the Gathering si basa sulla community e sulla condivisione. Quindi, dal mio più profondo del cuore, un grazie sincero, ragazzi. È un traguardo enorme. Pensate a 2000 persone qui davanti a me. Ripeto, sono numeri molto piccoli per il web, ma per il tipo di content creator minuscolo che sono, è un traguardo che mai avrei pensato di raggiungere. E a questo punto chissà dove arriverò. Non mi voglio montare la testa, non mi devo montare la testa, devo lavorare sodo. Ma se il vostro supporto continuerà così, chissà. Chissà dove arriverò per merito vostro. Ragazzi, grazie mille di cuore. Per quanti danni 10, faccia? 15. 23. Facciamo la clip! La facciamo la clip delle gente che piange! Guarda Michele! Michele! Sono comunque ignobile il fatto che con un play with fire ti abbia fatto 27 danni. Sì, quello è sbagliato. Non era lì. Quindi, ciao. Già. Loppo, poverino, non è contento di questa mossa. Guarda quanto forte! Quanto forte, dimmi quanto forte! Stefano! Stefano! Hai un culo che è infinito, questa cosa mi dà un fastidio che non puoi capire. Non ha bloccato! Ma è scemo? Vinta! Ma cosa fa? Ma zio Pera, ma cosa fa? Aveva Titano! Se top deck un drop a 2, siamo forti. Come faccio a farti una metafora? Cioè, avere più birra... Buongiorno, Artù. Avere più birra equivale ad avere... Soul Seas di turno 1. Ecco. Grazie. clip. Prendo. Sto a 16. Direi che prendo. Se fa pezzo abbiamo vinto. Ok, perfetto, era un eroe ragazzi, ha fatto Rakiri. E tu hai disfigure bella carica, per sì. Uccidere il 2-2 tipo. Sì, la mia disfigure adesso... L'importante è che... La mia disfigure adesso mi sa che non... No. A proposito, ma quello ha scritto qualcosa oppure no? Looting? No, Michele, facciamo la clip, fai la clip. Cosa? Ha fatto looting io un Arset. Per scartare mastery e basta, tra l'altro. No, povero. Adesso va bene l'essere contro vi contro l'essere distratti. Ma cazzo, ma Narset. Under simplify is meaning Teferi. Wow. Con la musica perfetta sotto. No, ha fatto una clip. Non era voluta questa, ha fatto una clip. È partita la musica perfetta. È entrato Teferi. Ah, ok. Ne hai un altro? Fai. Ma no, non lo fa. Non ha visto che hanno Ward. Panda, che errore. E se no, non li giocavo. Sono delle merde. Li gioco solo per Ward. No, che errore. Clip. Vediamo cosa gioca Ricky. Maghi alias ci serve un avrà. A posto. Così mando la clip alla Wizard e gli dico: Oh, dunque, cosa facciamo? Guardalo! Wizard! Perché lavori così? Il mio oppo non ha più niente in mano di primo. Non è bello!
non è bello, non lo è. Comunque adesso sul schermo abbiamo esattamente tutto lo schifo di Arena, un bug tipico di Arena e un evento del cazzo. Mi sembra giusto. Allora speriamo che andasse... È entrato Teferi! Pazzo! Stappo 2! Yes! Che bella partitona! Che partitona incredibile! L'Oppo si uccide da solo! Meno che lui scombi in qualche modo. Può avere quella che countera sulla pila e che te la rimette da qualche parte. Quello sì, però... Perfetto! Bella! Bella Lord! Bella lì! Bella Lord! Dovis Veto sprecato su Chandra incounterabile. Sì! Kublenk! Mamma mia! Qualcuno faccia la clip! Qualcuno faccia la clip! Qualcuno faccia la clip! Pazzesco! Pazzesco! Mamma mia! Cioè, ovviamente non il Lord. Lui mi sta facendo attaccare. Vediamo. Vai. Si flippa la... Clip! Flippate, ragazzi. Clip! Vai. Siamo terra. Lui ci blocca col 6-6. Non ci blocca? Ah, GG, perfetto. Perché? Perché? Mi sono perso qualcosa, non poteva bloccare? GG. Secondo me è Gianfranco incapace, ragazzi. Che cazzo ti sei aggiunto a fare il tesoro? Non ho neanche detto che spaccavo artefatti. Si è spaccato un tesoro a gratis, ragazzi. Dai, fammi 3 danni, Oppo. Fammi 3 danni, su, fammi 3 damage. A 2 damage solo? Sì, stiamo guardando Xin esplodere potenzialmente. Sì, tra l'altro è un Teferi contro Teferi che si guardano male. Ma il tuo Teferi lo guarderà peggio. Il mio Teferi lo guarderà ancora meglio adesso. Olè! Lo sguardo omicida. Adesso invece ci ammazza. Non so perché non l'ho fatto prima. Avevamo vinto da 1000 turni. Cosa... Perché io abbasso lo sguardo nei momenti più? No. 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 Ecco. No. Clip. Oh. Ma come? Oddio, sono schifato. Sono schifato. E quest'uomo che... Cosa è successo? Che cazzo è successo? Si è sbiancato tutto bianco. Non è vero che è male. Questo non ha senso. Si spacca Curious Obsession. Oh, sa che abbiamo vinto. Comunque gioca solo carte bomba questo mazzo. Stanno anche benissimo. Ciao Minnar. Eh sì. Sì, esatto, che sinergizzano. Attenzione, ce l'ha. Botto botto. Ops. Flippa. Poi ho l'allenamento e ho una cena. No, allora è greve. No, ragazzi. Ha pescato 3 carte. Dai, non sa giocare questo. Sono 6 danni per Oppo. Si è burnato. Ed è esploso. Oh, a te piace perdere i pezzi, opponente. Ah, il Ganjo, va bene. Va bene, va bene. Considerando che a attacco improvviso, mi sembra una gran cagata. Forse dovevo provare a fare snap per ciampare dei danni prima. Non lo so, può essere. Questo è un mulligan perché le terre sono sbagliate, questo è un keep perché le terre sono perfette. E mando via il Teferi.
clip. La miglior partita che io abbia mai fatto. No, ma soprattutto deve mettere un pezzo su Assimilator, altrimenti rischia davvero... Noi sappiamo che c'è una push che sta arrivando. Però la push dovrebbe essere... Ma cosa fa? Ho capito. Una. Mi fai 6 danni? Oppo! Oppo! Verde, quindi si va con quella. Non scherzare. Terra. Oh. Ok, bravo. Oh, guarda, guarda. Cos'è l'Oppo? Reanimator? Può essere. Grixis. Esplosio. Oh, raga, io non ho fatto niente! Non ho fatto niente! Ragazzi, ma bastonatelo, per favore. Ma vi supplico, bastonatelo quest'uomo. Facciamo una clip. Bastonatelo, io non lo so, faccio più. Guarda che non sa cosa fa Vindicator. Non lo sa, ragazzi. Il genio del male! Il genio del male! Il genio del male! Clip, subito, per favore. Che ne dici di un content dove mostri ogni... Oggi i mazzi budget come se la cavano in evento? Come? Ma Puppi, ma non segui il mio canale YouTube? È solo quello il mio canale YouTube? Puppi, ma cosa... Perché mi dici questa cosa? Faccio solo quello, praticamente. Però faccio la clip di questa domanda. Bellissima, bellissima. Mana bianco, per favore. Mana bianco vinta. Beh, fai Flame Bless Bolt su un tuo pezzo? Puoi farlo, eh? No, niente, non l'hai fatto. A posto, a posto. Ma è semplice vincere a questo gioco. Basta chiamarle. Basta... Cioè, la gente che dice che... Vabbè, a posto. Semplice. Quando si gioca un mazzo di merda, si vince così. Molto, molto semplice. Parellion! Ops! Parellion! È entrato un parellionino! Pimpala! Considerare gli storici, nel senso che se Ragavan è legale, ed è una delle mie grandi paure, prepariamoci perché Rakdos, IZ Spell, Mono Red, eccetera eccetera, avranno un boost estremo. E non credo che abbiano bisogno di un boost. Ah, quindi è per questo che è forte. È per questo che è forte questo mazzo. Perché la gente esplode. Ah, la vigna. Ok. Quindi prendi un bicchiere nella borsina che c'è lì. Perché penso... Quello è pulito? Forse è pulito quello lì? Sì. Ma tenga. Alla salute. Se vuole della birra, prenda la B. Devi aspettare un secondo. Questa cosa per Elspeth. Ma lui ha Trample. Ma... Un genio! Oppo che missa Lethal? Sei tu l'Oppo che missa Lethal? Sei tu? È lui! È l'Oppo che missa Lethal! E noi siamo i dei Spearmans! Che schifo, Oppo! Den of the Bugby, dobbiamo ricordarcelo. Ah, va bene. Quindi rampi. Ergo vorrei un Toxis ora. Facciamo la clip. Non vi dirò perché, ma facciamo la clip. Se trovo... devo trovare looting. Se trovo looting, scarto questa, faccio Mizzix. Lui è morto. Ah, però Toxis, quindi dobbiamo anche stappare. Dobbiamo farlo ora. Ebbene. Pact of Negation. Battuto Charbelcher!
Yes! Come godo, battere ciambello, che bello, incredibile davvero, mamma mia! Ma amico, guarda che ha 3 di vita, ma cosa fa? Non mi ha neanche ucciso un pezzo, ragazzi. Non mi ha neanche ucciso un pezzo. E flying. Oh. Dopo 10 count prende indistruttibile. Deve fare removal quando entra. Però trigger. No, mi sa che si è dimenticato un trigger. No! No, il trigger! No! Clip! Sto per prova a cercare la terza, la quarta. Spara lo 0-3. Ve lo dico io, ragazzi. Spara lo 0-3. No, spara lo 0-3. Spara lo 0-3. Che bello. Che bello. Cioè, che cazzo vuol dire? Oh, che suspense. Magari a terra. Non ho capito. A premio! Leggermente in ritardo questo Jarsil, eh? Leggermente. Quindi, abbiamo già fatto un po' troppe robe. Che removal mi fa? No! Come Kozile! No! Io faccio subito! Non ha senso, che cazzo ho appena visto! Ma vaffanculo, ma non li trovo io questi oppo! Nel nostro LGS c'era chi sbatteva i pugni sul tavolo, chi si Ragazzi, che cosa ho appena visto? Io faccio una clip e non commento. L'avete visto cosa ha fatto l'oppo? Vabbè, Michi, ma non domandiamo, non chiediamo, non lo so che cazzo ha fatto quest'oppo qua. Tipo tenersi un blocco. No, è morto, è semplicemente morto, Michele. Lui voleva morire, Michele. Lui voleva morire. E vedi, io questa gente un po'. Le trovo solamente quelli che hanno sempre 2-3 risposte in mano per 3 carte che ho io in mano. Ciao, Shark Typhoon, ciao. Addio, monomi. E sai cosa ti dico? Concede. Niente, non ti dico niente. Non ti dico niente, fratello. Non ti dico più niente. Non posso parlare, cazzo. Cosa vuoi dire? Volevo fare. Parla adesso. Tu vuoi dirmi le cose? La gente concede. Com'è questa cosa? Siamo morti o non siamo morti? Signori e signori, olè! Un Rakdos Arcanist vecchio, tutto bellissimo, un Rakdos Arcanist vecchio. 0 terre, come abbiamo rollato bene. Ma Wizard Walker non gli interessa che noi non abbiamo rollato bene. Lui concede, ha visto Cavaliere e ha concesso, questa è da clip.